quello che gridava, che diceva parolacce, ma la parola a volte necessita di forza, di crudezza, anche della parolaccia, perché è la forza di un pensiero che tu scagli, che lo butti contro chi non pensa. E il fatto che io abbia radunato attorno a me, casualmente, perché non era in previsione di fare movimenti o cosa, rompevo i computer, giustamente come diceva lui, rompevo i computer perché non capivo che cosa era, che era una difficoltà, avevo le dita grosse, pigiavo quattro tasti per farlo partire, per spegnerlo dovevo schiacciare start. Ne ho rotto diversi, poi ho scoperto la rete, poi ho scoperto dei messaggi, la parola, poi facevo le tournée, allora mandavo i miei primi tweet così, dicevo, devo venire a Torino a fare uno spettacolo, da solo, tutto da solo di notte, c'è qualcuno che mi può dare qualche notizia su Torino? E mi arrivavano 4, 5 torinesi che mi dicevano, la figlia della moglie del sindaco ha un posteggio abusivo che gestisce con una società, cazzo! Io dicevo, ma veramente sì? E poi mi arrivava il tweet di risposta del sindaco, se dici una cosa così ti denuncio preventivamente ancora prima che vieni a Torino. Ho capito che c'era un nuovo modo di colloquiare, un nuovo modo di fare, chiamiamolo tra virgolette giornalismo, cioè quello di arrivare direttamente senza intermediari. La professione vostra, no, vostra, è quella di dare un senso critico alle persone, di farle ragionare su certi temi. E questo non dovrebbe neanche essere una professione. Io non sono giornalista, io faccio due articoli con Casaleggio dal 2005 a oggi, tutti i giorni due articoli, bene, brutti, belli, questo non sta a me giudicarli, ma non sono un giornalista. Non è un giornalista che uno mette in rete il suo modo di vedere il mondo, è giornalismo anche quello. Evita l'intermediazione. Voi, credo, che questa professione andrà rivista, rivalutata e vista in un'altra chiave. Che nel futuro, perché oggi assistiamo, tranne quasi casi particolari, veramente a un giornalismo post-datato, arrivate sempre dopo che i fatti siano successi. Io vi ringrazio per questo complimento e ti abbraccio così e poi non so cosa dirvi, se avete qualche domanda, è lui il festeggiato, quindi è veramente sono venuto, non vado neanche, non sono mai andato a una premiazione. Sono venuto perché ci tengo a manifestarti prima la mia amicizia e poi la mia stima di quello che hai fatto e hai saputo fare e che continui a fare. Grazie di essere.